Amici di Euromusica, è per me un grandissimo onore avere ospite quest'oggi Marzia Stano in arte una. Ciao Marzia. Oh, ciao a tutti, grazie dello spazio. Grazie a te per averci dato questa possibilità. Oggi siamo qui perché hai partecipato alla realizzazione di un remake di un album intitolato Donna Circo. Innanzitutto, dimmi un po'. Secondo te, cos'è questo album, questo progetto? È un progetto unico, spero ripetibile, nel senso che spero possa essere anche un po' ad esempio a altre persone che magari vorranno cimentarsi con un lavoro di squadra così ampio, perché a parte la storia che questo disco ha, che è molto particolare, un disco del 1974, scritto, cantato, suonato, interpretato da due donne. Gianfranca Montedoro e Paola Pallottino. Peraltro Paola ha avuto l'onore di lavorare con Lucio Dalla, ha scritto diverse canzoni per lui e vabbè, tuttora è una penna fantastica. Mentre Giancarla è un interprete jazz che ha comunque cavalcato proprio gli anni a cavallo tra gli anni 70 e 80, avendo, insomma, vantando anche collaborazioni internazionali e mondiali, per cui due donne che per essere cresciute in un contesto storico-sociale come quello degli anni 70-80 in Italia, se non è semplice adesso, ecco, per noi donne riuscire in qualche maniera a essere autonome e autodeterminarci in quelle che sono poi le nostre scelte artistiche, professionali, figuriamoci in quegli anni. Per cui abbiamo sentito il dovere, ma anche il piacere di recuperare questo disco che loro hanno scritto e realizzato in quegli anni, ma che per tutta una serie di motivi non è stato mai pubblicato. Susanna Lapolla in Arte Suz, cara amica, ma anche artista che vive a Bologna e con cui ho avuto il piacere di collaborare in passato per tanti altri motivi, ha avuto questa geniale idea di ridare la luce a questo disco, coinvolgendo però numerose cantanti, cantautrici, musiciste, per cui questo disco vede la luce in una maniera ancora più originale e particolare, che è appunto quella di una grande marea di donne che si sono, donne non solo, perché per esempio il produttore artistico Ezra, che è appunto un uomo che però ha visto in questa operazione qualcosa di davvero utile, importante e anche artisticamente molto valido. Per cui una grande squadra costituita per lo più da donne che ha lavorato gratuitamente, ci tengo anche a sottolinearlo, per dare luce a questo disco. Poi questo disco è stato possibile realizzarlo in termini proprio pratici grazie a un crowdfunding che è stato lanciato su Produzioni dal Basso, per cui ci tengo anche a ringraziare tutte le persone che hanno avuto fiducia in anteprima, al buio, no? Senza sapere che cosa poi sarebbe veramente successo, che hanno preacquistato il disco, che hanno partecipato ai due o tre live di autofinanziamento che abbiamo fatto, tra cui uno ad Elastico, l'associazione culturale, una delle associazioni culturali di Bologna più attive in questo senso, per cui ha una storia davvero, davvero memorabile. Una storia memorabile e tra l'altro possiamo dire una storia che si ripete perché partiamo dall'originale e io naturalmente ho ascoltato entrambe le versioni, sia la versione originale e la versione remake. E devo dire che è stato fatto un lavoro molto particolare, si vede che c'è uno studio alle spalle e tende a mettere in risalto non solo i testi, ma anche i vari significati dei vari testi. Ecco, a tal proposito, ogni brano è interpretato da un'artista diversa. Tu, per esempio, hai interpretato il secondo pezzo di questo album, ma hai scelto tu quale brano interpretare oppure ti è stato assegnato? No, mi è stato assegnato, io non l'ho scelto, probabilmente Susanna che ha avuto
appunto un po' la Deus Ex Machina di tutto questo progetto, ha pensato di assegnare ogni brano ad una cantautrice in particolare, probabilmente anche un po' per la storia che ognuna di noi ha. Io comunque mi sono sempre occupata di tematiche anche molto forti o comunque legate al femminismo, toccando argomenti difficili come il femminicidio, come il diritto all'aborto. Infatti il mio testo parla proprio di questo. Per cui, non avendolo scelto e avendo dovuto interpretare un brano comunque scritto da una donna che al momento, insomma, potrebbe essere mia nonna, cioè nel senso, è stato comunque un particolare, difficile anche perché il linguaggio è molto distante da quello che utilizzerei io per descrivere o per raccontare un'esperienza come il diritto all'aborto. C'è da premettere che Nonna Circo è scritto tutto in chiave metaforica, si utilizza proprio la metafora del circo per raccontare la difficoltà che la donna in quegli anni doveva vivere un po' come giocoliera di se stessa nei panni di figlia, madre, moglie. Quindi l'essenza poi della donna, in quanto tale, in quanto essere umano, era poi da decifrare all'interno di tutta questa messa in scena, in un certo senso, no? Come quella del circo, che ha comunque sicuramente ogni personaggio del circo ha un'anima, però è sempre un personaggio. Per cui è molto interessante questa metafora del circo che racconta proprio come la donna nei secoli, nel tempo, ha sempre dovuto essere figlia, madre o moglie. Sì, la metafora del circo, e tra l'altro abbiamo trovato anche in altri capolavori della musica italiana. Mi viene in mente un pezzo di Francesco De Gregori, La donna Annone, e quindi ritroviamo per la serie Orsi e Ricorsi Storici ancora una volta la metafora del circo e la figura della donna al centro. Veniamo un attimo però a te. Tu hai sempre parlato. Hai parlato molto spesso di queste tematiche anche nei tuoi lavori. Mi viene in mente, per esempio, il brano che hai portato a Sanremo Giovani qualche anno fa, Amare Stanca. Sì, ecco, Amare Stanca sicuramente è forse il brano più leggero che io possa aver scritto nel tempo. Parla comunque di una grande conflittualità che l'amore porta con sé, perché comunque l'amore è un grande sentimento che poi è quello che mi muove, mi ha sempre mosso. Non ho mai fatto niente se non mossa dall'amore, nel senso che non ho mai fatto quello che conviene fare, ho sempre fatto quello che amo fare, per cui forse per questo non sono ricca, però sono felice. Forse Marie è il brano che più si avvicina alla forza di contenuto e anche al boomerang che questo contenuto a volte può portare con sé, perché essere donna cantautrice e muoversi comunque in un ambito che non è quello mainstream, è sempre quello indie, però un mondo indie per lo più gestito da uomini etero, bianchi, quindi con tutta una scalata, diciamo, gerarchica di quello che può essere visto come privilegio, no? È difficile nel senso che comunque Marie parla di un femminicidio molto noto perché comunque è stato raccontato dai media tantissimo e forse è stato da parte mia è stato importante ricordare quell'avvenimento perché durante l'anno in cui io l'ho scritto ero stata in tournée con Ermal Meta in Francia e a Parigi ho conosciuto un gruppo di donne, di femministe che in quel preciso momento stavano organizzando una sorta di azione, di boicottaggio del concerto dell'ex cantante appunto dei Noir Désir, perché lui nel frattempo aveva pubblicato un altro disco e ovviamente tutti i movimenti femministi, ma non solo, si erano indignati del fatto che dopo aver fatto solamente tre anni di carcere e poi essere uscito con la condizionale, questa persona si sentisse anche poi libera di continuare a fare
fare musica ed essere un personaggio pubblico quando appunto questo non è assolutamente legittimo, non è assolutamente contemplabile. Per cui la loro azione in realtà è stata molto più importante di quella che ha potuto attuare la legge. Perché loro sono riuscite a boicottare i suoi concerti. In un certo senso, lui poi ha deciso di ritirarsi da quel tipo di carriera di mondo lì. Ci sono colpe che non possono essere cancellate così, e simbolicamente è molto importante comunicare anche un senso di giustizia, di equità. Ecco, lui ha ucciso non una, praticamente ben due donne, perché poi la sua ex si è suicidata poco dopo la sua scarcerazione, quindi questo comunque è simbolicamente molto importante. E non può una persona che si è macchiata di questi crimini andare a fare concerti e far ballare la gente. No, non funziona così. Per cui io penso che ogni donna, artista o no, abbia il diritto di portare avanti la sua battaglia, perché la sua è anche quella di tante altre donne. Cioè, lo dice anche un importante claim del movimento: se toccano una, toccano tutte. Per cui io ho sempre sentito di portare avanti questo tipo di messaggio. Sì, questo messaggio è oggi più che mai attuale. Si parla tuttora di questo decreto e ancora non si approva il DDL Zan. E pensi che la pubblicazione di questo lavoro, Donna Circo, possa in qualche modo far riflettere anche su questo al giorno d'oggi? Assolutamente sì, infatti ringrazio anche La Tempesta, l'etichetta che ha deciso di pubblicare questo disco, perché non è del tutto scontato trovare un'etichetta discografica che investe su un progetto complesso come questo. Poi ovviamente la stampa e le persone come te che hanno voluto dare spazio a questo lavoro parlandone, sicuramente è importante continuare a parlarne, ma soprattutto arrivare anche in spazi, luoghi non abituati a questo tipo di confronto. Per esempio, magari sarebbe importante portare Donna Circo nelle scuole, portare Donna Circo i paesini sperduti del nostro sud Italia, dove ancora oggi ci sono fatti molto gravi che avvengono lontano dai riflettori dei media, quindi anche violenze domestiche che comunque avvengono in maniera silente e omertosa. Per cui Donna Circo ha, secondo me, un grande dovere, ma anche un grande potenziale da questo punto di vista. E tu come artista, mi riferisco a te in questo momento perché sei te e stai parlando, ma la comunità di artisti cosa possono fare nel loro piccolo, secondo te, per diffondere ancora di più questo messaggio? L'artista è, diciamo, una professione forse tra le più libere che possano esistere, anche se ad un certo punto arrivano anche delle aspettative sociali che ti danno l'impressione di essere libero, ma proprio libero non sei. Lo so perché, peraltro, avendo sfiorato un po' il mondo mainstream con Sanremo e con altre cose, diciamo, di un certo spessore e rilievo, le cose cambiano, i giochi cambiano lì, per cui hai questa sensazione di essere libero, ma del tutto libero non lo sei mai, ma puoi sfruttare comunque il tuo potere mediatico come meglio credi. Per cui io non ho la ricetta ideale o il consiglio ideale da dare ad artisti, cioè l'artista intrattenitore o intrattenitrice che ama fare musica per far star bene gli altri, semplicemente distraendo e quindi non facendoti pensare ai problemi. Poi ci sono gli artisti, appunto, come Francesco Guccini o De Gregori che hai citato, che amano invece far pensare le persone, stimolare il loro senso critico, stimolare anche la loro capacità di scelta, di scegliere, no? Per cui io sono una di quelle che ama far ballare, far pensare, ecco, sono un po' legata a questa immagine qui, però
ognuno poi fa quello che crede. Quando hai ascoltato per la prima volta Donna Circo, emozioni hai provato? Ho detto, bah, io non sarò in grado di fare di cantare questa canzone, perché è completamente, l'originale l'avrei sentito, è completamente diverso da quello che è anche un po' il mio stile. Però è successa questa cosa magica che poi ognuna di noi, benché provenisse da un background completamente diverso, cioè proveniamo l'una dall'altra da background molto, molto differenti, però ci siamo sintonizzate tutte su una stessa onda sonora ed è uscito un disco estremamente omogeneo, compatto e coerente, senza esserci confrontate o messe d'accordo. Perché poi la pandemia ha reso completamente diverso il processo di lavorazione di questo disco che era stato progettato inizialmente. Per cui ognuna di noi ha dovuto poi lavorare indipendentemente a casa propria al riarrangiamento del brano e il produttore artistico e le musiciste che lo hanno poi suonato e registrato hanno sicuramente dato un'amalgama generale. Però ognuna di noi ha sicuramente messo del proprio, e forse era l'unica maniera per essere oneste e sincere nella reinterpretazione di questo disco, perché comunque ha un registro completamente diverso, un po' psichedelico, un po' rock anni 70, quindi anche un po' prog a tratti. Io che vengo dal rock, quello più non so, quello anche più istintivo, più semplice, fatto di due accordi, tre accordi, e che sono approdata all'elettronica da una decina d'anni e che quindi è più pulita, è più essenziale, più minimale. Ecco, un disco complesso come Donna Circo, l'originale, era difficile da sentire mio, però ce l'ho fatta. Non è stato semplice, ci ho messo forse un mesetto intero, sì. E tu, come, dal tuo punto di vista, tu come artista, come hai vissuto questa pandemia? Beh, è stata una bella botta. Sono una persona iperattiva che cura la propria iperattività anche grazie alla musica e alle passioni che comunque mi appartengono. E essere costretta a non fare nulla, cioè in un certo senso a non fare tutte le cose che facevo prima, quindi viaggiare, suonare, conoscere persone, relazionarmi anche fisicamente, prossemicamente, cioè è stato difficile, però mi ha costretta in un certo senso anche a fare una ricerca un po' sonora, perché poi ho potuto a quel punto dedicarmi solo alla ricerca, quindi ho imparato dei nuovi software di produzione musicale, mi sono cimentata nell'utilizzo di Ableton, quindi adesso sono molto, molto veloce e schietta in alcune cose che invece prima pensavo di non riuscire nemmeno mai a fare, quindi ho fatto tanta ricerca musicale, ho scritto molto. Ho letto, è stata un po' come essere appunto in prigione e dici: vabbè, quali cose sono due? O mi suicido oppure mi prendo tempo per me. E ci sono tanti carcerati che si sono anche laureati, hanno scritto dei libri in carcere, no? E poi dopo sono usciti e sono state persone nuove, diverse. Un po' la pandemia sì, mi ha cambiata, sono sicuramente un po' più capace di stare in silenzio e di stare ferma. Vabbè, allora, giusto per concludere, per quale motivo dovremmo ascoltare tutti quanti Donna Circo? Perché è bellissimo, spacca. È un disco che, allora, al di là di tutti i contenuti, i concetti di cui abbiamo parlato, spacca. Cioè, è un disco. Io quasi mai ascolto i dischi che produco, che registro, che canto. Cioè, appena li pubblico, per me sono già vecchi, sono di altri, non sono più miei e non li voglio ascoltare più. Invece questo disco è godibilissimo, hai voglia proprio di ascoltarlo anche di nuovo appena finisce, suona bene, suona da paura, Ezra ha fatto un gran bel lavoro e noi lo abbiamo cantato
in maniera autentica, sincera, onesta, questa onestà si sente, si percepisce. E in un momento in cui escono dischi ogni giorno, esce musica ogni giorno, avere comunque qualcosa che suona autentico, secondo me, ha un grande valore. Per questo io dico che va ascoltato, perché è un lavoro autentico. Va bene, allora Marzia, ti ringrazio per la disponibilità e invito tutti quanti i nostri lettori, seriamente, ad ascoltare questo bellissimo progetto e Donna Circo, e veramente merita di essere ascoltato, non solo perché fa riflettere, ma perché è bello da ad ascoltare, come giustamente hai detto prima. C'è stato davvero un bel lavoro dietro, quindi veramente andate ad ascoltarlo. Grazie ancora. Grazie a voi e alla prossima.